Eccoci. Allora, intanto vi ringrazio, ringrazio i partecipanti a questa presentazione di questa pubblicazione molto interessante, purtroppo anche molto attuale. E mano a mano chiedo anche di presentarvi in modo da far conoscere, insomma, i vostri titoli a chi ci ascolta. E ringrazio innanzitutto Simona Maggiorelli, che è la capo editrice di questa rivista Left, e che puntualmente ci offre anche delle pubblicazioni come queste, a cui do subito la parola per raccontare un po' il libro e come Left sta promuovendo questa iniziativa editoriale. Prego, Simona. Grazie, grazie a tutti. Allora, io a me tocca presentare Roberto Morea, che è responsabile di Transformi Italia, tra tante altre cose. Sì, appunto, io sono direttrice responsabile di Left. La rivista Left pubblica ogni mese anche un approfondimento, un instant book su tematiche che poi abbiamo spesso trattato anche sul giornale. E ci onoriamo appunto di questo libro La NATO e i misteri d'Italia, che vi faccio vedere, di Angelo Baracca, che è qui con noi. Siamo molto felici finalmente di poterci vedere, anche se virtualmente. Angelo collabora con noi, è fisico molto noto per le sue battaglie, insomma, per il disarmo, contro le armi nucleari e così via, ma dirà lui. E diciamo che c'è in questo libro anche un secondo autore, se Angelo mi permette, che appunto è Gregorio Piccin, che ha contribuito molto in questa, anche soprattutto in questo ultimo periodo. Allora, il libro si presenta in maniera molto agile, come dice Angelo, è un libro che è anche rivolto molto ai giovani, quindi si presta a una fruizione, insomma, anche, perché no, anche scolastica, io direi, da un certo punto di vista. Tiene insieme tanti aspetti. Allora, il primo, diciamo, vogliamo decostruire una fake news, cioè nel senso che la NATO si presenta appunto come un'alleanza militare rivolta alla promozione della pace. Ecco, diciamo, in estrema sintesi, che proviamo a contestare questo assunto. Insomma, basterebbe, sappiamo, pensare a quello che è successo nel bombardamento della Serbia nel 1999, insomma, era governo, c'era D'Alema e tutti quanti, basterebbe questo, insomma, ma anche quello, poi l'aggressione all'Iraq nel 2003, comunque fatta dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna in primis, paesi NATO, e sappiamo quanto la NATO sia a trazione statunitense. Una parte del libro è dedicata alla storia, e Angelo fa una trattazione molto molto importante, perché ci permette di guidare, cioè di andare a rileggere le pagine più buie della nostra storia italiana, capendo a fondo qual è stato il ruolo della NATO in qualche modo, e non solo. E questo, su questo ci dirà Angelo. Me preme anche ricordare la parte, diciamo così, di verità e giustizia, se lo posso sintetizzare anche così rapidamente, riguardo ai militari che sono stati contaminati per esposizione all'uranio impoverito. E noi di Left, già da tanti tanti anni, purtroppo, cioè dico purtroppo perché è stata una tragedia, abbiamo seguito tutta la storia del maresciallo Marco Diana, che poi è morto giovane a 50 anni, e anche tutto il lavoro dell'avvocato Tartaglia, che proprio grazie a lui proprio c'è adesso, insomma, no? Si può procedere in questa direzione. Mi ero occupata anche quello personalmente di un altro caso, che è quello di Fabio Maniscalco, nel mio piccolo libro Attacco all'Arte, avendo seguito delle vicende. Fabio Maniscalco era a sua volta appunto un militare archeologo che si occupò del patrimonio artistico della Bosnia Erzegovina, fu contaminato e morto giovanissimo. Il terzo aspetto di questo libro è, ma voi direte molto meglio di me, è messo nel presente, ahinoi. Dopo l'invasione di Putin in Ucraina,
ma e in precedenza, come fattore tra i fattori scatenanti, c'è sicuramente la questione dell'espansione della NATO. Banalmente, tutti lo ricordiamo, solo nel 2019 Macron diceva che la NATO era uno stato elettroencefalogramma piatto. Paradossalmente, tutta questa vicenda l'ha rianimata assai, e in questo frangente particolare, dopo un anno di guerra, ci troviamo a un bivio estremamente pericoloso, no? L'escalation degli armamenti è continuata indefessamente. Ascoltiamo discorsi anche appunto di Stoltenberg e di altri rappresentanti vicini e di soggetti di primo piano della NATO, appunto come Biden, come gli Stati Uniti di Biden, dire cose molto preoccupanti. Perché non ci si preoccupa di liberare l'Ucraina soltanto, ma si vuole procedere a una sconfitta di Putin dall'esterno, no? Che noi abbiamo sempre auspicato, magari ci fosse un movimento all'interno della Russia per un regime change, ma quello sarebbe un processo democratico, che è tutt'altra cosa. Velocissima, finisco subito. È solo per chiedervi a voi se vorrete poi toccare questo tema. Anche aggiornarci su quello che sta accadendo, perché noi sappiamo che tra qualche giorno, per esempio, Erdogan, presidente turco, incontrerà esponenti della Svezia e della Finlandia che chiedono di entrare nella NATO, e adesso la situazione è cambiata, è ulteriormente peggiorata. Già sapevamo, no, che Erdogan chiedeva in cambio di sacrificare i diritti umani e civili dei rifugiati curdi. E nei due paesi, adesso, dopo che la Svezia è intervenuta molto massicciamente, giustamente, con il terremoto nella situazione turca, Erdogan sembra essere ancora più disposto, ma certo, in ogni caso, non sarebbe Erdogan, no, il nostro baluardo di difesa. Sappiamo, lui, la Turchia è dentro la NATO, e sappiamo quale gioco ambiguo stia portando avanti su tutti i fronti, non fosse ultimo quello sulla questione dei migranti, dell'esternalizzazione delle frontiere che abbiamo lautamente finanziato. Ma veramente, insomma, io sono qua per ascoltarvi e per ringraziarvi e per fare anche una piccolissima promo dicendo che chi vuole acquistare il libro lo può trovare sul sito di Left, basta fare Left Libri anche con Google semplicemente e lo si trova. Ringrazio calorosamente tutti voi, ma un ringraziamento speciale a Angelo Baracca. Grazie Simona, ringraziamento a Left, al tuo lavoro prezioso. E prima di dare la parola ad Angelo, volevo anche ricordare che insomma, la NATO ha attraversato anche la storia d'Italia e forse questo diciamo, è uno degli elementi che più ci preoccupa diciamo, nell'adesione di altri paesi, perché è evidente che la nostra democrazia è stata diciamo, messa anche in pericolo proprio dall'attività della NATO nel nostro territorio, oltre alla presenza, diciamo, di ordigni nucleari che sul territorio italiano ospitiamo. Però intanto do subito la parola ad Angelo per il primo intervento e poi mano a mano gli altri relatori. Prego, Angelo. Vi ringrazio molto. Si sente? Si sente? Sì, si sente, Vi grazie. ringrazio molto, ringrazio Simona, ringrazio Left, ringrazio tutti voi che partecipate, ringrazio chi sarà in ascolto, ringrazio Gregorio Piccin perché Simona giustamente ricordava che insomma c'è il mio nome nel frontespizio, ma ci sono contributi nel libro che non sono meno importanti, che aggiornano. Ecco, se potessi dire, dovessi dire in due parole, lo spirito che mi ha animato, perché questo libro è il risultato di molti anni di lavoro, di letture approfondite, ne cito moltissime, negli studi, saggi molto qualificati, dai quali ho cercato di estrarre
in qualche modo, come dire, i punti più salienti, anche se la selezione poi molto personale, perché li ritengo tutti o gran parte estremamente importanti, ma chiaramente io negli anni per passione ho letto una ventina di libri, ma non si può pretendere che tutti, tra l'altro Simona giustamente ricordava, perché io avendo con la mia professione la passione dell'insegnamento che ho avuto in anni, ci tengo particolarmente a raggiungere i giovani con i quali sto continuando a fare delle iniziative, malgrado l'età, le difficoltà, insomma, e tutto questo. Allora, il punto cruciale, come ricordava anche Roberto, è che l'adesione alla NATO ha rimarcato in particolare per l'Italia una subalternità totale a questa fedeltà atlantica, che è poi una fedeltà a senso unico, perché non è proprio ricambiata, e lo si vede proprio dai complotti che sono stati alimentati attivamente nel campo atlantico, di cui poi gli Stati Uniti sono la guida. Ecco, questa subalternità dell'Italia è molto più marcata che non per altri paesi. Noi proprio siamo uno stato vassallo, uno stato occupato militarmente. Se ci sono 130 basi militari straniere, americane, con la partecipazione della NATO, ci sono comandi NATO fondamentali in Italia, c'è il MUS in Sicilia, insomma c'è una serie di cose che adesso sarebbe anche lungo citare. Noi siamo in condizioni di vera occupazione militare, che in casi estremi potrebbe proprio scattare. Ecco, altri paesi non hanno questo tipo di subalternità, anche se proprio in occasione di questa aggressione, di questa guerra, io ho rimarcato più volte, insisto ancora, ve lo sottopongo, sul fatto che negli ultimi 30-35 anni l'Europa ha fallito quello che doveva essere un compito storico e che porterà come segno, come vergogna storicamente per il futuro, perché non solo ha accettato che la NATO, invece di venire sciolta, venisse trasformata radicalmente in senso aggressivo, questo va detto chiaramente, ma si è prestata con l'Unione Europea a offrire ai paesi che aderivano all'Unione Europea la porta per entrare nella NATO, e quindi all'origine di questa espansione aggressiva della NATO a est c'è proprio l'Europa, che non solo l'ha accettato, ma è stato proprio uno dei fattori fondamentali. Il secondo punto, cercherò di essere breve per aggiornare, è che in questi giorni, dall'inizio della guerra, ma insomma soprattutto in questi ultimi giorni, la preoccupazione per il rischio di una guerra nucleare è cresciuto con il fatto che Putin ha congelato in qualche modo la situazione del nuovo START, ma senza entrare in dettaglio. Ecco, su questo sono le ultime cose che cerco di dire, e io credo che sia fondamentale, come ricordava anche Roberto prima,
citare e dire a tutti, ai giovani, guardate, una piccola digressione, io sono solito andare in molte scuole, anche se il Covid ha fermato tutto, e quando andavo nelle scuole nel 2019 sono andato in una quindicina, ponevo subito al professor Pedro, agli studenti una domanda: ci sono bombe nucleari in Italia? Ecco, lo smarrimento è il primo che timidamente alzava la mano, diceva no. Cioè, i giovani, ma non solo i giovani, noi lo sanno in generale che ci sono queste bombe nucleari in Italia, che sono un fattore fondamentale del rischio atomico. L'ultimo atto che hanno fatto gli Stati Uniti, ma chiaramente che fa parte del nuclear sharing della NATO, è stata la modernizzazione delle B-61 in Italia e in Europa, accelerata a dicembre scorso, mentre poteva essere misura sospesa. Ecco, questo è un atto aggressivo, e ricordo, e concludo con questo, che nel 1996 la Corte Internazionale di Giustizia rispose ancora, emise un parere su richiesta dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sugli aspetti di illegalità del possesso dell'arma nucleare. E un punto era che anche la semplice minaccia delle armi nucleari è illegale. Ecco, questa modernizzazione è stata una minaccia della Russia, non è solo la Russia che ci minaccia di usare le bombe, anche la NATO minaccia la Russia in questo senso, parimenti. E proprio come ultimissima cosa, io non credo, io dall'inizio della guerra ritengo che Putin non userà le armi nucleari, perché si isolerebbe da tutto il contesto internazionale, anche dalla Cina, insomma sarebbe un atto, e poi non avrebbe neanche l'effetto militare. Molti esperti l'hanno anche anche sottolineato, però ecco, questo è un frangente, ultimissima cosa davvero, in cui più che mai bisogna reclamare nell'opinione pubblica mondiale la decisione finalmente di eliminare le armi nucleari dalla storia, perché la specie umana, Homo, che si è autonominato sapiens, è l'unica specie vivente che ha predisposto tutti i mezzi per la propria autodistruzione, distruggendo anche le altre. Questa cosa va detta, e questa situazione deve finire. Vi ringrazio tutti. Grazie Angelo, è molto interessante capire pure gli sviluppi che c'ha questa. Scusate, vediamo. Do subito la parola a Giovanni per il suo intervento e poi la parola a Gregorio. Sì, buonasera a tutte e tutti. No, poi la parola a Michela, pardon. Sì, sono Giovanni Russo Spena. Buonasera a tutte e tutti. Io ringrazio l'EFT e gli autori, Angelo Baracca e Gregorio Piccin, questo libro a cui guardo con interesse, devo dire anche un po' con amore. Un libro molto bello, va letto, perché racconta avvenimenti, tra l'altro, che fanno parte, soprattutto con Angelo, che ha un po' la mia età, fanno parte un po' del nostro vissuto comune. Ricordo le battaglie, le ricorda Gregorio Piccini, che abbiamo fatto sulla verità e giustizia per le vittime dell'uranio impoverito, come ricordava già Simona Maggiorelli. Facemmo, mi ricordo, con Falco Accame, che lavorava presso il nostro gruppo parlamentare. Penso alla lotta che Gregorio Piccina ha molto bene delineato, che abbiamo fatto contro i modelli di difesa professionali, veri e propri appunto modelli imperialisti, contro l'articolo 11 appunto della Costituzione, cioè un nuovo concetto appunto di guerra. Soldati che dovevano
dovevano andare a uccidere e a morire, come si disse, scrisse nella relazione di quel modello di difesa a cui ci opponemmo unici ancora una volta nel Parlamento italiano. La parte più interessante, a me pare inedita, del libro, nella prima parte, l'articolo anche di Angelo Baracca, è l'intreccio fra interno ed esterno del ruolo della NATO. All'esterno lo sappiamo, ora la diceva Angelo, poi riprenderò io anche tre osservazioni. Il ruolo della NATO come alleanza militare, non solo difensiva ma offensiva. Ma vi è un punto che per l'Italia, per la storia dell'Italia, è molto importante, cioè l'elemento della NATO come struttura di governo oscuro e coperto, come si dice in gergo militare, all'interno dei paesi che fanno parte appunto della NATO. Non dimentichiamo il ruolo, insomma, della NATO, per non essere lungo, nelle trame, negli attentati, nei colpi di Stato, nelle stragi che hanno insanguinato il nostro paese, non ne parla nessuno, ha ragione Angelo Baracca, cioè i nostri giovani, anche a me capita spesso nelle scuole, i nostri giovani non sanno nulla di questa storia. Io ricordo soltanto che noi, come appunto come gruppo parlamentare, a proposito di ruolo interno della NATO, addirittura in commissione bicamerale chiedemmo la messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica Cossiga. Anche questo è un episodio del tutto dimenticato, che andrebbe forse rivisitato. Noi stessi forse l'abbiamo un po' rimosso. La messa in stato d'accusa del presidente della Repubblica Cossiga in relazione alla costruzione di Gladio, il cui ruolo ovviamente negli anni e forse tuttora, non lo so, mi chiedo, stanno venendo fuori gli elementi del rapporto tra Gladio mafia nelle trattative in Sicilia. Sarebbe molto interessante, insomma, riprendere questo tema di cui ci siamo a lungo interessati, ma oggi non è l'elemento di questa discussione. L'ho voluto accennare per dire che la NATO c'entra anche nella governabilità oppressiva e repressiva del nostro paese. Prima osservazione che volevo fare, riprendo un te, per carità, soltanto tre righe, quello che scrisse Marx sulla guerra di Crimea nel 1854. Cito soltanto tre righe. È un errore, scriveva Marx, definire la guerra contro la Russia, anche allora, come un conflitto fra libertà e dispotismo. Non è mai così. A parte il fatto, concludeva la frase Marx, a parte il fatto che se ciò fosse vero, la libertà sarebbe attualmente rappresentata da un Bonaparte. Ecco, mi sembra in qualche modo perfetto. Se sostituissimo Bonaparte con gli USA, con la NATO e i trattati di Vienna appunto con la NATO, queste osservazioni sembrano scritte per l'oggi. Cosa voglio dire? Voglio dire che ovviamente noi non possiamo illuderci. Bene che lo diciamo oggi, soprattutto ho letto tante Peana, stavo scrivendo appunto questo poco fa in un post, è bene che lo ricordiamo anche alla nuova segretaria del PD, Lachelan, che la pace non passa attraverso la prima visita della segretaria Zelensky a Kiev e non passa attraverso la vittoria. Dire vittoria significa arriveremo a Mosca, a parte che non ci è arrivato quasi nessuno a Mosca, però voglio dire, non bisogna arrivare a Mosca. Invece noi vogliamo, sia ben chiaro, Angelo lo diceva benissimo, lo riprendo soltanto con uno slogan: noi vogliamo la de-escalation e la neutralità dell'Ucraina indipendente. Quindi non siamo filoputiniani, siamo contro ogni nazionalismo, ma crediamo che l'unica possibilità di fondare un sistema di sicurezza comune, dobbiamo ancorarlo come struttura internazionale delle Nazioni Unite, non certo alla NATO. Oggi invece, appunto, questo è il primo punto che mi preoccupa molto, la NATO in qualche modo ha fagocitato le Nazioni Unite, perché finita la stagione dei blocchi, dopo il 1989, gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno deciso di fondare la stabilità del pianeta appunto sulla NATO. L'hanno fatto con determinazione, anche con ferocia, pensiamo alle tante guerre che ci sono state. Non è la prima, nemmeno la prima in Europa, la guerra
Ucraina-Russia. Sappiamo benissimo che noi vergognosamente abbiamo bombardato una capitale che è a un'ora e un quarto di volo da Roma. Abbiamo bombardato Belgrado, insomma, quindi non dimentichiamolo mai. Ma mi interessa un punto che sembra geopolitico, ma che invece io credo che sia tutto politico, e che riguarda il ruolo dell'Europa, dell'Unione Europea, di cui io credo, c'è Roberto Mosacchio che certamente la pensa come me e ascolta con attenzione, perché in effetti questa guerra è anche una guerra, sia da parte del nazionalismo russo che ucraino, sia da parte di Biden, degli Stati Uniti, dei democratici statunitensi, è una guerra contro l'Unione Europea. Basta pensare, solo un accenno per non fare una lunga analisi, basta pensare alla sorte, la chiamo così, riservata a Scholz, perché il logoramento dell'Europa è messo in conto oltreoceano, se non proprio direttamente perseguito come quello della Russia. Il trasformare, insomma, la guerra in atto ufficialmente in una guerra offensiva contro la Russia è un tema ormai del tutto indifferente, a me pare, anche nelle sue conseguenze letali, del tutto indifferente, come dire, al cieco atlantismo anche degli alleati di governo di Scholz. Non dimentichiamo mai il ruolo che stanno svolgendo, non solo quello era più atteso dai liberali, ma il ruolo dei Green, il ruolo dell'Internazionale Verde, il ruolo dei Green, il ruolo dei Verdi all'interno di questa nuova collocazione, perché questa guerra sta ricomportando la ristrutturazione delle collocazioni sul piano geopolitico, ma anche sul piano strutturale a livello internazionale, anche se non ho il tempo di illustrarlo. Insomma, quello che si sta realizzando è il processo di riduzione del peso della Germania nei paesi dell'est, lo dico come osservatore geopolitico, non che io sia d'accordo sul governo tedesco. Dico che però, attenzione, che la distruzione dell'Europa e dell'Unione Europea passa lucidamente da parte di Biden, da parte non di tutti i settori dell'amministrazione statunitense, perché vi è un grosso dibattito all'interno del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti su questo punto, su una costruzione della cosiddetta NATO dell'Est. Biden la chiama la New Europe, la nuova Europa, non a caso. Non parla di Unione Europea, parla di New Europe. E il suo viaggio lo fa in Polonia, lo fa partire dalla Polonia. Attenzione, la New Europe a cui pensa l'imperialismo statunitense è la costruzione della Polonia come capofila politica. E in questo la Meloni si trova completamente a suo agio. Non è soltanto la serva di Biden, come si dice un po' volgarmente, svolge un ruolo politico all'interno della costruzione della New Europe, di cui peraltro l'Ucraina come nazione ultramilitarizzata, sarà una parte importante. E che a me pare, sto ponendo a me stesso e a voi un punto interrogativo, ma io credo che stia nascendo una New Europe che tenterà, anche attraverso le elezioni europee, di sconfiggere il fronte, diciamo, carolingio, di cui non sono innamorato, sto facendo un'analisi soltanto strutturale, il fronte carolingio, d'accordo peraltro con i paesi baltici, d'accordo con quello che sarà l'ingresso nella NATO della Svezia e della Finlandia, e pensate a tutto, tra l'altro, le rotte marittime, al di là appunto di Pietroburgo, al di là del Golfo della Finlandia. Insomma, dobbiamo capire cosa sta accadendo nel mondo. E non a caso poi l'ingresso nella NATO della Svezia e della Finlandia avviene anche sulla carne dei curdi. Insomma, l'eterno protagonista sarà nel futuro, ancora una volta, il nazionalismo è sempre foriero di razzismo, di xenofobie. Seconda osservazione che volevo fare. Vi è un dato strutturale in tutto questo. Io credo che abbia ragione Emiliano Brancaccio, mio amico conterraneo, compagno che amo molto, in cui quando scrive: stiamo attraversando una fase della crisi capitalistica dominata da una pericolosissima, ovviamente sintetizzo il suo pensiero, da una pericolosissima unione di intenti fra speculatori e guerra fondata.
Ovviamente i guerrafondai sono i complessi militari industriali, di cui tra l'altro l'Italia sa bene, sappiamo cos'è la Leonardo e il suo ruolo, sappiamo anche come la Leonardo in qualche modo sia molto dentro anche l'establishment degli apparati del Partito Democratico. Perché? Perché evidentemente l'inflazione, che è alimentata anche dalla voglia appunto dei capitalisti, dopo nella crisi della globalizzazione liberista, in posizione di forza di far esplodere i conflitti, a scapito dei concorrenti più deboli. Questa è la nuova competitività fortissima, asperrima, che si sta scatenando a livello internazionale. E secondo Brancacci, io sono d'accordo con lui, la guerra non fa che alimentare questa spirale, e le stesse sanzioni in qualche modo hanno, come dire, alla base quasi una mistica visione di misure protezionistiche che sono presentate appunto sotto il nome ipocrita di sanzioni democratiche, tra virgolette, contro la Russia, ma anche e soprattutto contro la Cina. Questo è il terzo punto che volevo in 3 minuti sottolineare. Dagli anni del libero scambio globale, gli Stati Uniti e gli altri paesi occidentali alleati hanno accumulato, non porto qui i dati per brevità, un enorme debito verso l'estero e in primis verso la Cina, ma anche verso la Russia e gli altri paesi asiatici. Questo genera un protezionismo nella misura che fino ad ora non mai avevamo conosciuto, perlomeno negli ultimi 200 anni. E questo protezionismo, con alla base le sanzioni, ovviamente può portare a quel conflitto globale, alla nuova guerra fredda, al passaggio, come lo chiamava Righi, povero Righi che ora non è più tra noi, grande studioso, il passaggio dal secolo americano al secolo cinese, che probabilmente è il punto che è alla base delle guerre attuali e anche dell'appoggio assoluto dell'imperialismo americano contro l'imperialismo russo, appunto, fino alla vittoria. Chiudo soltanto facendo parlare appunto Crosetto, perché noi abbiamo degli elementi appunto in Italia che sono dentro queste dinamiche che sto per titoli descrivendo. Prima ho parlato della Leonardo, adesso parliamo di Crosetto. Crosetto ha detto in Parlamento 12 giorni fa: il fronte, citiamolo in una frase abbastanza significativa, anche se troppo ampia forse, il fronte ucraino, il fronte tritacarne su una spanna di terra è solo uno di altri fronti che in futuro, come la Cina, l'Indo-Pacifico, ma dovremmo anche pensare all'Africa, che in silenzio comunque occuperà una posizione geopolitica nel terremoto che nell'economia reale sta avvenendo. Le logiche quindi che emergono dalle affermazioni di Crosetto, che di guerra ne sa, e anche di complessi militari industriali, standoci dentro, le logiche che emergono dalle affermazioni di Crosetto, come da altri esponenti del fronte occidentale, come sentiamo ogni giorno anche nelle telegiornali, hanno conseguenze impressionanti, perché appunto trascinano l'Europa nel mondo della catastrofe, della grande guerra. Nemmeno io, come Angelo Baracca, credo all'uso del nucleare alla Hiroshima o a Nagasaki, però penso che siamo dentro ad una grande guerra totale. Alimentata peraltro di nuovo, non è sconfitto Arlington, dalla retorica propagandista dello scontro di civiltà. Oggi basta aprire la televisione ogni giorno e tutte le reti per sentirsi dire dai presunti, salvo qualche raro caso devo dire, dai presunti intellettuali o dai presunti giornalisti di turno, che si sta combattendo una lotta quindi demoniaca, no? Pentecostale. Una lotta fra la democrazia e la barbarie. E quando una guerra che è geopolitica, quando una guerra diventa
uno scontro fra potere occidentale, cioè la filosofia occidentale come filosofia della libertà, lo diceva ieri Ariotta in maniera impressionante, ecco, ma agghiacciato. Cioè lui ha detto, siamo ad uno scontro fra potere occidentale, cioè alla filosofia occidentale come filosofia della libertà, la rivoluzione francese e così via, e il potere orientale, cioè la filosofia orientale come filosofia del dispotismo. Questi due mondi non possono stare insieme. L'uno deve distruggere l'altro. E la NATO è il cavallo di battaglia di quest'idea della filosofia occidentale della libertà con il resto del mondo, che poi forse come popolazione è anche più ampio. Ecco, questo mi fa paura, ha ragione Angelo Baracca appunto a dire questa è la contemporaneità, e mi sembra che questo sia il grande pericolo che il mondo oggi stia correndo, e quindi il nostro pacifismo non deve essere un pacifismo, come dire, un po' astratto, un po' ingenuo, ma deve essere un pacifismo che con questi dati strutturali faccia i conti. Vi ringrazio. Grazie a te. Do adesso la parola a Michela Ricale, a cui affidiamo anche dei termini legali della questione, molto preparata sul piano appunto di come si sta disegnando la nuova NATO anche in termini istituzionali. Michela. Grazie Roberto, grazie Stefania e grazie Angelo per essersi fatto promotore e per aver scritto questo libro, che in questo momento diventa fondamentale, arricchito poi dei contributi degli altri autori, perché non c'è solo il contributo di Angelo, ma il libro si accompagna a una serie di altri saggi che ben illustrano la complessità della situazione, perché è importante questa pubblicazione, ed è importante che nel dibattito ritorni centrale il tema della NATO e delle conseguenze che a livello interno e a livello esterno politicamente ci comporta. La questione è veramente, veramente molto complessa, viene da lontano e soprattutto è destinata a disegnare completamente il nostro futuro. Ne hanno parlato, l'hanno accennato negli interventi che mi hanno preceduto, io mi concentrerò un poco su questo ultimo cambio di prospettiva che ha formalizzato la NATO nel 2022, questo cambio di strategic concept, e che cosa nella pratica comporta nel modo in cui noi intendiamo l'intero ordine internazionale. Ricordiamo, anche per chi ci segue, che lo strategic concept è il documento fondamentale dell'organizzazione. Non è solo un documento politico, ma è un vero e proprio, un vero e proprio quadro all'interno del quale si inseriscono poi le politiche specifiche che l'alleanza, che l'organizzazione porta avanti. Ci sono stati 7 cambi di strategic concept dal 1949, cioè l'anno di nascita della NATO, ma solo gli ultimi 3 sono pubblici. Tutti quelli avvenuti prima del 1989, cioè prima della caduta del muro di Berlino, sono ancora secretati. Il primo, e di cui hanno ben parlato gli interventi che mi hanno preceduto, è quello che si è avuto nel 1998-99 in occasione della guerra in Kosovo. In quel momento l'alleanza, piuttosto che sciogliersi, decise di trasformarsi da un'alleanza meramente difensiva a un'alleanza che si doveva preoccupare della sicurezza non solo in senso convenzionale, ma anche in senso di sicurezza collettiva, e iniziò ad autorizzare le proprie operazioni autovarea, cioè si autorizzò ad intervenire al di fuori del territorio dei membri dell'alleanza. Così fu possibile, diciamo, giustificare ex post e legittimare ex post la guerra in Kosovo. Questo fu
un cambiamento fondamentale. Il successivo si ha nel 2011 in occasione della guerra in Siria. Anche in questo caso si allargò il concetto di autovarea operation, cioè se fino a quel momento le operazioni autovarea erano autorizzate soltanto nella regione di appartenenza, diciamo, dei membri dell'alleanza, si risolse di intervenire anche in regioni più remote, perché l'instabilità politica in determinate zone, ricordiamoci che quelli erano gli anni del pericolo terrorismo, eccetera, eccetera, l'instabilità politica e il pericolo terrorismo in alcune zone anche remote potevano mettere in pericolo la sicurezza dell'alleanza e quindi autorizzare l'intervento della NATO. E qui vorrei correggere Simona, che nella nostra introduzione dice la NATO è un'organizzazione nata per promuovere la pace. No, la NATO non ha mai dichiarato se stessa come organizzazione per promuovere la pace, ma lo specifica bene anche nell'ultimo strategic concept, quello del 2022, dice per assicurare la libertà e la sicurezza dei suoi alleati. Quindi è una, diciamo, operazioni difensive, cioè la pace viene articolata in un modo molto esclusivo, diciamo, all'interno del club degli amici della NATO. Allora ci deve essere pace, libertà e sicurezza nel senso in cui la intendono quelli dell'organizzazione. E l'ultimo, nel 2011 cambiò questo un'altra volta lo strategic concept, e l'ultimo cambiamento l'abbiamo avuto nel 2022 al summit di Madrid, dove però si ha un'inversione totale del concetto stesso dell'esistenza della NATO e di quelli che sono i suoi obiettivi, perché si mette nero su bianco una cosa, che la NATO non è più solo un'organizzazione di difesa collettiva e di sicurezza militare, bensì è un foro politico. Foro politico significa che le decisioni politiche che vengono assunte all'interno della NATO devono essere, sono considerate quasi obbligatorie per i membri. Ricordiamo che la NATO non funziona in maniera coercitiva, cioè tutti i membri sono liberi, funziona per consenso, si dice, cioè tutti i membri sono, tra virgolette, liberi di dare attuazione o meno, ecco, quale intensità alle decisioni che vengono prese dalla NATO, e così è stato finora. Ricordavate appunto voi che fino al 2019 Macron si permetteva addirittura di dire che la NATO era un'organizzazione ormai morta cerebralmente. Quindi, diciamo, che cosa è cambiato tra tre anni fa, nel 2019, quando addirittura si dava per morta la NATO, e il 2022, il 2021, quando si è iniziato poi a discutere, cioè lo strategic concept era già pronto al summit di Bruxelles del luglio 2021, era già chiaro ed era stato preparato da questo gruppo, da questo focus group di 30 persone che avevano prodotto questo report su quelle che sarebbero state le sfide fino al 2030 della NATO, che si chiama 2030 NATO and Beyond in inglese. Che cos'è che è cambiato? È cambiato il presidente degli Stati Uniti. Sembra una fesseria, sembra una piccolezza, ma invece l'elezione di Biden ha impresso un'accelerazione incredibile ad un processo che certamente si stava già svolgendo, ma lo ha accelerato in maniera totale e precipitosa. Ricordiamo che lui è stato eletto ad ottobre, a novembre 2020, due settimane dopo la sua elezione. Iniziano a comparire i primi libri che mettono al centro ancora di nuovo l'azione della NATO. Dice: ah, la NATO
ha bisogno di essere ripensata. Il focus group, quello di cui parlavamo prima, pubblica il suo report a fine novembre 2020. A giugno 2021 già abbiamo all'unanimità la NATO delega il segretario ad adottare il nuovo strategic concept. Ad agosto gli Stati Uniti si ritirano precipitevolissimevolmente dall'Afghanistan. A settembre iniziano a comparire i primi articoli sulla stampa americana che paventano dell'incursione russa. A ottobre la Merkel finisce il suo mandato e con lei finisce il periodo dell'eccezionalismo tedesco. Lo accennava Giovanni, il cambio della guardia in Germania insieme all'elezione di Biden negli Stati Uniti ha di fatto portato l'Europa alla posizione di assoluta debolezza politica in cui si trova adesso. A settembre del 2021, questo è passato diciamo poco tra le nostre reti, ma addirittura Biden ha sanzionato la Merkel e la Germania per la questione del Nord Stream 2, sanzioni che sono state emesse e poi ritirate immediatamente il giorno dopo, ma erano un segnale politico ben chiaro. A ottobre sempre del 2021 il Nord Stream, che era pronto, era pronto per entrare in funzione e viene bloccato. Allora, la questione non è tanto, ormai è chiaro a chiunque, non è mai stata l'Ucraina e il suo diritto all'autodeterminazione. Agli Stati Uniti non hanno mai avuto particolare riguardo rispetto a queste cose. Il problema è il ruolo egemone che gli Stati Uniti stanno inevitabilmente perdendo. Il problema è la crisi strutturale del capitalismo che si sta riorganizzando e sta usando la NATO, come diceva appunto Giovanni prima, come testa d'ariete per garantire appunto tale ristrutturazione. Il problema è che gli Stati Uniti non hanno mai accettato di giocare ad armi pari con il resto degli stati che nel corso del tempo hanno acquisito soggettività e standing internazionale. Perché questo, quando la NATO e l'ONU sono nati alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la maggior parte degli stati che oggi ne fanno parte dell'ONU nemmeno esistevano, stavano in quel momento emergendo dal processo di colonizzazione. Ed è esattamente questo il motivo per cui gli Stati Uniti ostacolano il continuazione il ruolo dell'ONU preferendo gli altri fora, no? E perché il problema sono sempre gli Stati Uniti e la loro concezione dell'eccezionalismo americano nell'ordine internazionale. Una cosa importantissima che purtroppo sta già avendo le prime conseguenze anche a livello dell'ONU si ritrova nello strategic concept e riguarda come gli Stati Uniti intendono l'ordine internazionale. Il termine, la locuzione che è sempre stata usata finora in tutti i trattati quando si voleva fare riferimento all'ordine internazionale era International Legal Order, cioè ordine legale internazionale. Nello strategic concept, quando parla del ruolo della NATO e di qual è il suo scopo, è quello di garantire un ordine internazionale rule-based, dice Rule-based international order, cioè un ordine internazionale basato sulle regole. Ma che tipo di regole? Si chiede il giurista internazionale. Non è la stessa cosa international legal order e rule-based international order, perché non si specifica nel secondo caso, non è chiaro chi è che fa queste regole, perché il problema è sempre quello. Bisogna, nella visione degli Stati Uniti, per mantenere la propria egemonia, bisogna
come dire, boicottare i fora che prevedono il voto capitario. L'ONU è un problema per gli Stati Uniti, perché lì c'è il principio del voto capitario. In tutte le altre organizzazioni in cui il voto capitario non esiste, oppure sono organizzazioni regionali o comunque ristrette, dove gli Stati Uniti possono far valere il proprio peso, allora il problema non si pone. Ed è per questo che si sta rinforzando così tanto il ruolo della NATO, lo si sta facendo a discapito dell'ONU, anche se, a dire la verità, l'ONU, tutto sommato, anche in questo caso, ha tenuto, nel senso che soprattutto facciamo riferimento all'ultima votazione con cui gli Stati Uniti chiedevano all'Assemblea Generale di prendere posizione unanime contro l'aggressione della Russia, non hanno avuto la maggioranza che si aspettavano. India e Cina, che da soli fanno, raggruppano 3,5 miliardi di persone e quindi una buona quota della popolazione mondiale, si sono astenuti e di fatto si candidano ad essere mediatori nel tentativo di risoluzione del conflitto. Ed è questo che a cui bisogna fare molta attenzione, anche perché rule-based order, la trasformazione in foro politico, e la terza cosa gravissima di questo strategic concept è l'estensione dei domini strategici. Cioè, se prima dominio strategico, cioè scenario di guerra, era semplicemente lo scenario convenzionale, oppure si iniziava ad affacciarsi la questione delle guerre ibride con il dominio informatico, eccetera, eccetera, oggi con il nuovo strategic concept tutto è dominio di guerra, tutto è dominio strategico, perché è stato chiaramente detto che non solo la difesa, la guerra convenzionale, ma anche tutti gli elementi della guerra ibrida, e quindi l'economia diventa scenario, diventa dominio strategico, il web diventa dominio strategico, la comunicazione, l'informazione diventa dominio strategico, lo spazio che fino all'anno scorso era luogo di cooperazione scientifica per l'avanzamento comune dell'umanità, basta, è finito, oggi è dominio strategico. E poi, voglio dire, c'è anche una cosa abbastanza, per far capire poi gli Stati Uniti come approcciano determinate questioni, a seconda anche del presidente, no? Del presidente che porta avanti determinate politiche. Trump fu il primo a portare avanti l'idea dello spazio come dominio strategico, fu preso in giro da chiunque, anche quando creò una branca proprio del USA Army, dell'esercito, Space Corps, specifica per il dominio strategico spaziale. Venne presa in giro, gli fecero addirittura una serie TV, no? Comica, per prenderlo per il culo. Eletto Biden, ha confermato Space Corps, confermato dominio strategico dello spazio, finita la barzelletta, nessuno ride più su questa cosa e sta diventando una cosa gravissima. Altro, anche il cambiamento climatico e le migrazioni, cosa gravissima, sono diventati oggetto di dominio strategico. Addirittura il cambiamento climatico, in che termini, dice la NATO? Dice, se un paese non fa quello che dovrebbe fare per impedire l'avanzata del cambiamento climatico, quindi per ridurre l'effetto serra, eccetera, eccetera, il cambiamento climatico, che poi diventerà colpa sua, affetterà inevitabilmente anche tutti gli altri stati del mondo e quindi anche gli stati della NATO. E quindi questo è un problema di sicurezza che autorizza una risposta convenzionale ex articolo 5. In quest'ottica andrebbe riletta anche tutta la narrativa che da un paio d'anni ci propinano sul fatto che la Cina, primo inquinatore mondiale, primo emettitore di gas serra, eccetera, eccetera. Perché un'altra cosa molto grave che lo strategic concept dice chiaramente,
che la Russia è certamente un nemico, ma è un nemico contingente che probabilmente serve più a compattare l'Europa sulla posizione degli Stati Uniti e dividere e proprio tranciare, rendere impossibile qualsiasi comunicazione, no, tra le due parti del continente eurasiatico, perché adesso c'è una linea non solo di guerra, ma che impedisce anche scambi economici, culturali, di qualsiasi tipo, in funzione del nemico strategico che la NATO individua nella Cina. La Cina è l'obiettivo vero della strategia portata avanti oggi dalla NATO. E questa è una cosa molto grave, questa è una cosa a cui ci dobbiamo preparare. Quindi anche con queste lenti leggere anche le notizie che ci vengono riportate. E sottolineo rispetto a chi diceva adesso c'è uno scontro di civiltà, ma è proprio lo strategic concept che dice agli stati che questo scontro è uno scontro di civiltà. Infatti il linguaggio, anche a differenza degli altri documenti, è molto epico, maligno. Il termine maligno viene ripetuto 7 volte in 15 pagine, maligno, cioè un aggettivo che in un documento ufficiale non, politico, no? Non dovrebbe neanche essere preso in considerazione. E invece è proprio lì che dice quello che diceva Giovanni. Non è solo una questione dei diritti degli ucraini, che effettivamente ormai sono passati completamente dal centro, no, dell'attenzione di tutti, o addirittura i diritti dei popoli del Donbass, che poi per difendere loro, no, alla fine abbiamo scatenato questa guerra. Di loro non si parla più, sono completamente usciti dal radar dell'informazione. Ma perché questa guerra non si fa per difendere qualcun altro. Questa guerra e la NATO si sta ristrutturando per tentare di, per tentare di salvare l'egemonia economica e politica degli Stati Uniti, che non è più globale. Infatti quello dice il globalismo, la globalizzazione ha fallito, nello strategic concept dice proprio, dice con la globalizzazione abbiamo fallito perché i nostri nemici si approfittano, cercano di approfittarsi della natura aperta e interconnessa delle nostre nazioni. La globalizzazione ha fallito, ce lo dico. Dice adesso basta, ci dobbiamo chiudere in autarchie regionali all'interno del quale difendere i mercati con le armi e conquistarne di nuovi sempre con le armi. Io non so quanto ho parlato, mi fermo. Grazie Michela, sei una valanga, quindi però molto interessante le cose che dici, e do subito la parola a Gregorio, che come è stato detto fa parte del team che ha prodotto questo libro. Gregorio. Ciao a tutte e a tutti, grazie per questa opportunità di presentare questo lavoro collettivo. Io ho preparato una relazione per stasera che si concentra un pochino su di noi, che ci obbliga un pochino a guardarci allo specchio come paese, perché altrimenti il rischio è che quando si parla di Stati Uniti e di NATO sembra che anche il nostro paese, nella fattispecie delle sue classi dirigenti, sia una sorta di vittima. Ecco, allora il nostro paese, benché non sia mai stato minacciato o attaccato da nessuno, è senza se e senza ma un paese belligerante da almeno 32 anni, ossia da quando partecipò alla prima guerra del Golfo contro l'Iraq, che era il 1991. E fu proprio al vertice NATO di Roma nel 1991, all'indomani di quella guerra, che vennero gettate le basi del disastro generale che stiamo vivendo oggi. E ringrazio Michela per avere poi ben esposto tutti i successivi perfezionamenti. Dopo la fine della guerra fredda, anzi sarebbe meglio dire della prima guerra fredda,
che fu indubbiamente un momento storico davvero propizio per una concreta politica di disarmo globale, gli Stati Uniti decisero per l'espansione della NATO verso est da una parte e dall'altra per il rilancio della loro struttura militare planetaria e della loro leadership nell'alleanza. Questa struttura militare globale venne da subito imposta e al tempo stesso condivisa come una sorta di piattaforma di proiezione, standard industriale, dove alla capacità di proiezione corrispose poi effettivamente uno stato di guerra permanente, agito da eserciti professionalizzati, mentre lo standard industriale comportò poi lo sviluppo della tecnologia di punta anche da parte nostra, il rilancio della corsa agli armamenti e il salvataggio dei fatturati del comparto messi in crisi dalla sopraggiunta fine della prima guerra fredda, appunto. In perfetta coerenza, diciamo, con quella traiettoria, la nostra belligeranza si è quindi sostanziata e rafforzata nel corso di un trentennio attraverso vari punti di forza. Il primo, una politica estera schiacciata su un atlantismo cieco e fuori tempo massimo e un servilismo trasversalmente rappresentato, ceto politico di centrodestra e sinistra, verso le esigenze strategiche statunitensi. E in secondo luogo, la controriforma che ha professionalizzato le forze armate, lo ricordava Giovanni, trasformando di fatto l'esercito in un moderno corpo di spedizione high-tech da proiettare in ogni angolo del pianeta. Quindi l'utilizzo della nuova postura offensiva delle forze armate per proiettarci effettivamente in ogni angolo del pianeta al seguito dei nostri partner statunitensi e NATO e partecipando senza indugio alcuno a tutte le aggressioni messe a disposizione dal paniere dell'alleanza e contribuendo direttamente con ciò a devastare e destabilizzare intere aree e paesi a noi vicini. Siamo secondi, lo ricordo, dopo gli Stati Uniti per invio di mezzi e uomini nelle missioni NATO. In quarto luogo, la partecipazione al programma di condivisione nucleare della NATO, il nuclear sharing di cui parlava Angelo all'inizio di questo incontro, e che comporta da una parte lo stoccaggio di atomiche statunitensi presso Ghedi Aviano e dall'altra l'addestramento dei nostri piloti al bombardamento nucleare. Quinto, la persistente inopinata rinuncia alla nostra sovranità nazionale, termine che effettivamente non mi piace molto, però non saprei come altro sostanziarla questa cosa, attraverso la concessione di parti consistenti del nostro territorio a basi ed installazioni strategiche statunitensi, senza sapere a quali condizioni e per quanto tempo ancora, dato che dal 1954 questi accordi che regolano tale presenza sono mantenuti segreti. E poi abbiamo le sliding doors attraverso le quali anche da noi sempre più generali e ammiragli passano a fine carriera nei vertici dell'industria di riferimento. L'arrivo plateale del fratello d'Italia Guido Crosetto, già industriale delle armi al Ministero della Difesa, ha chiuso il cerchio di un processo simbiotico già avviato dal suo predecessore Guerini, che con la norma Government to Government aveva già trasformato il Ministero della Difesa in agente di commercio dell'industria bellica di bandiera. E poi il peso dei think tank organici al comparto militare industriale che redigono le analisi di scenario e che quindi influenzano e infine determinano le acquisizioni dei sistemi d'arma. E poi, ultimo ma non meno importante, è un processo che è sempre più, diciamo, sotto gli occhi di tutte e di tutti, le università sempre più incorporate nel processo industriale militare grazie al fatto che questo è rimasto di fatto l'unico asset della manifattura d'avanguardia nazionale, dove la ricerca è generosamente finanziata dallo Stato, mentre i fondi per finanziare una ricerca autonoma sono stati progressivamente tagliati. Parallelamente, sempre più progetti di alternanza scuola-lavoro, che già di per sé è un abominio, si svolgono presso la stessa industria bellica, quando non direttamente dentro le basi militari. Una militarizzazione, quindi, una militarizzazione generale della società sta disinvoltamente accompagnando la nostra belligeranza e la sovrapposizione tra profitti e campi di battaglia è diventata palese. In poche parole, stiamo vivendo e subendo da tre decenni a questa parte una vera e propria privatizzazione della guerra, che naturalmente fa il paio con la privatizzazione della società nel suo complesso. Il processo di privatizzazione della guerra è tanto più normale se si pensa che anche in Italia,
a partire dagli anni 90, in quasi ogni documento che si occupa di programmi ed acquisizioni viene sempre formalizzato e sottolineato il concetto che le nostre capacità militari offensive di proiezione di forza determinano il rango, lo status e il prestigio del paese a livello internazionale. Non si tratta di una mera esibizione di forza, di potenza, perché rango e status del nostro paese possano aleggiare alti nel firmamento della cosiddetta comunità internazionale, peraltro, come è già stato detto, sempre più autoreferenziale. Questa potenza deve essere impiegata e dimostrata sul campo, spesa insieme ai nostri partner NATO. Questa è la dottrina di riferimento attraverso la quale abbiamo accumulato negli anni, come paese, pesantissime responsabilità di guerra e abbiamo concretamente contribuito a fare a pezzi il diritto internazionale squalificando le stesse Nazioni Unite. Dopo questa esposizione dello stato di fatto, forse un po' tagliata con l'accetta, mi scuso per questo, però vorrei concludere concentrandomi su alcune proposte rispetto al che fare per cominciare a scassinare la gabbia della NATO nella quale siamo rinchiusi. Senza dubbio le contraddizioni materiali che la nostra belligeranza produce e che possono essere agite per mettere concretamente i bastoni tra le ruote al delirio bellicista sono parecchie. Per una questione di tempo ne vorrei mettere sul tavolo due che mi sembrano piuttosto consistenti e centrali. La prima è tutta interna al sistema militare NATO e coinvolge direttamente il personale militare. Mi riferisco a quella che in vari altri interventi ed articoli pubblicati, anche sul libro che stiamo presentando, ho definito epidemia da uranio impoverito. Nel nostro paese ci sono almeno 8.000 veterani gravemente ammalati per l'esposizione a vari metalli pesanti, come l'uranio impoverito, mentre circa 400 sono morti. Tutti tornati dai teatri di guerra, dove i bombardamenti effettuati dalla NATO hanno causato questa pandemia tumorale che continua a mietere migliaia di vittime, sia civili che militari. Oppure rientrati dal servizio presso poligoni dell'Alleanza come Capo Teulada o Pirra in Sardegna. La NATO ha utilizzato per sua stessa missione oltre 300 tonnellate di munizionamento all'uranio impoverito nelle sue guerre illegali e nei poligoni anche italiani. Le istituzioni italiane, militari e non, hanno sempre negato la correlazione causale tra l'esposizione al metallo pesante e l'insorgenza di gravi patologie tumorali tra i soldati. Questa negazione di verità e giustizia vale anche implicitamente, ovviamente, per le migliaia di civili che continuano a vivere, ammalarsi e morire nei territori contaminati dai bombardamenti oltre confine. Ma i tribunali italiani dicono il contrario. Sono infatti oltre 300 le cause risarcitorie vinte dalle vittime dell'uranio impoverito contro il Ministero della Difesa, che oltre a mantenere alto il muro di gomma, continua a spendere ingenti risorse pubbliche per tentare di dimostrare la propria irricevibile estraneità ai fatti, cioè aver mandato allo sbaraglio il proprio stesso personale. L'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, già menzionato anche da Simona, legale rappresentante delle vittime, in 20 anni di battaglia per la verità e la giustizia è riuscito a costruire una giurisprudenza che ha stabilito un nesso causale tra l'esposizione al metallo pesante e l'insorgenza di gravi patologie tumorali, mentre il Ministero della Difesa è arrivato a perdere persino presso i massimi livelli della giustizia italiana. Bisogna sostenere senza reticenze questa battaglia legale per la verità e la giustizia, perché essa dimostra chiaramente come, nello schema della belligeranza NATO, i soldati stessi siano soltanto carne da cannone. Stiamo lavorando per fare sì che questa giurisprudenza possa varcare i confini nazionali ed essere messa a disposizione delle vittime militari di altri paesi europei o, nel caso della Serbia, delle vittime civili. Lo stiamo facendo attraverso la sinistra europea, attraverso il preciso e col preciso obiettivo, scusate, di allargare questa enorme contraddizione che unisce vittime civili e militari in un'unica battaglia per la messa al bando definitiva di queste armi e per presentare il conto di un crimine di guerra NATO che continua ad uccidere ben oltre il cessate il fuoco. L'invasione russa dell'Ucraina viene oggi presentata come il motivo fondante di una nuova fase di riarmo, anche europeo, ma questo riarmo con annessa concreta belligeranza è già in corso da almeno 30 anni.
Ricordo a diciamo sostegno di questa affermazione che secondo il SIPRI, secondo l'ultimo rilevamento del SIPRI che risale al dicembre del 2021, il 78,2% della produzione mondiale di armi e sistemi d'arma è controllata dal blocco euroatlantico e dai suoi alleati. Quindi una nuova divisione del mondo in blocchi sembra essere in realtà l'opzione maggioritaria oggi percorsa dalle oligarchie euroatlantiche con importanti propaggini ed alleanze nel quadrante asiatico in funzione apertamente anticinese. Un piano generale di militarizzazione della cosiddetta competizione strategica è stato messo in campo a livello globale, ne ha parlato proprio poco fa Michela. Ma questo processo non lineare e contraddittorio che comporterà la ridefinizione delle catene di approvvigionamento e della divisione internazionale del lavoro sarà evidentemente doloroso e incerto. Da un lato l'interdipendenza che il capitalismo stesso ha creato e ampliato sin dalle sue origini, dall'altro le recenti votazioni all'ONU sulla questione ucraina e l'affacciarsi di nuovi sistemi di scambio valutario e finanziario nell'area euroasiatica dimostrano ancora una volta che il mondo e la cosiddetta comunità internazionale non si risolvono e non si possono risolvere nel blocco euroatlantico. L'unica certezza è che, come sempre, a pagare il prezzo di questa ristrutturazione saranno le classi lavoratrici ed anche pezzi importanti del tessuto delle piccole e medie imprese che verranno spazzate via o assorbite e rimodulate dai processi di concentrazione capitalistica tipici di ogni crisi. L'interesse nazionale che verrebbe ufficialmente difeso da questo assetto belligerante si riduce sostanzialmente alla tutela e promozione degli interessi di due o tre gruppi multinazionali di bandiera, armamenti, gas e petrolio e talvolta grandi costruzioni. Per contro, il responsabile contributo diretto ed indiretto del nostro paese nella destabilizzazione e collasso di intere aree anche a noi vicine ha determinato una fortissima penalizzazione in settori strategici come gran parte del manifatturiero e dell'agroalimentare, un esempio su tutti il round di sanzioni verso la Russia. Eccola l'altra grande, enorme contraddizione che la belligeranza porta con sé. Lo hanno capito gli operai di una ventina di fabbriche nel Modenese che lo scorso venerdì hanno fatto uno sciopero politico contro l'invio di armi, sciopero coperto dalla FIOM. E questo è un fatto nuovo che va assolutamente valorizzato, sostenuto e rilanciato. Gli operai stanno vivendo la doppia mannaia della crisi sociale e della crisi delle commesse come conseguenza diretta della belligeranza. Ma se questa coscienza si sta facendo strada nella maggior parte del manifatturiero, è pur vero che nel perimetro invece dell'industria bellica la posizione dei sindacati confederali, FIOM compresa purtroppo, è di assoluto schiacciamento sulle prospettive belliciste del management governativo di Leonardo e Fincantieri. Ricordo che la FIOM ha valutato meritorio l'operato del precedente amministratore delegato Moretti, proponendo una ricapitalizzazione della nuova One Company Leonardo attingendo dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il piano industriale sostenuto anche dal sindacato ha ceduto asset strategici civili della vecchia Finmeccanica per puntare tutto sull'high-tech militare. Risulta chiaro allora, come al di là della narrazione ufficiale, che questo comparto in notevole espansione, mi riferisco a quello industriale militare, non ha un effetto trainante su tutti gli altri, ma al contrario, essendo il pilastro tecnico della belligeranza del nostro paese, li deprime pesantemente. Difficile riscontrare in questo approccio sindacale una qualche difesa degli interessi generali di lavoratori e lavoratrici. Lo scorso sabato a Genova c'è stata una grande manifestazione convocata da Portuali e USB contro la guerra, l'invio di armi e il coinvolgimento dell'Italia in questo scontro tra superpotenze. Il coordinamento nazionale USB Porti ha coperto la manifestazione con uno sciopero generale in tutte le realtà portuali, in particolare quelle coinvolte dal traffico d'armi. Allora, quello che sta emergendo come un imperativo, grazie alla generosità dei portuali e alla combattività del sindacalismo di base, è che solo il protagonismo dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti nei settori strategici per la belligeranza può veramente fare male alle politiche e ai piani di guerra dei governi. Credo che il più grande contributo ad una concreta opposizione allo sfacelo generale che stiamo vivendo potrebbe arrivare da questi settori, anche e soprattutto quando e se i grandi sindacati come la CGIL decideranno di battere un colpo e di muoversi, incalzare e sostenere questo protagonismo dei lavoratori
mi sembra adesso un buon terreno di lavoro. Vi ringrazio, scusate se mi sono dilungato. No, grazie a te, grazie Gregorio, e grazie anche per i tempi. Siamo quasi alla fine, abbiamo alcuni che si sono collegati con noi, non so se posso concedere 5 minuti per eventuali interventi fuori programma, diciamo, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Può farlo segnalandomelo o alzando la mano, ormai siete tutti pratici di internet e sapete come funzionano questi strumenti, altrimenti riderei, se non ci sono interventi, la parola direttamente ad Angelo per un po', non dico fare le conclusioni, ma darci la sua impressione di questo dibattito e darci appuntamento alla prossima presentazione. Angelo, a te la parola. Beh, io ringrazio tutti e non ho nessuna pretesa di fare delle conclusioni, perché mi pare che tutti gli interventi siano stati proprio molto calibrati e con una visione anche strategica, che mi sembra molto importante in questo momento, perché appunto i cambiamenti in atto sono profondi e anche difficili forse da percepire, perché appunto il riposizionamento anche dei paesi a livello mondiale è in atto e quindi è difficile vedere l'esito, è difficile anche vedere l'esito di questa guerra, anche se le cose che vediamo, le cose sul tappeto, non fanno sperare molto bene. Quindi è importante questo incontro, secondo me è stato molto importante anche per, come dire, collegare vari punti di vista, varie potenzialità, insomma, cercare di mettere in atto forse una strategia, è una parola grossa, ma insomma delle azioni coordinate, ben coordinate per reagire a questa situazione, diciamo in una fase in cui sia il movimento pacifista che il movimento ambientalista mi sembrano estremamente disorientati e quindi occorre, in particolare sulla NATO non ci sono delle opinioni molto chiare. Io credo che puntando sempre ancora sulle forze giovani, perché anche se sono in questo momento abbastanza, come dire, non voglio dire ferme, insomma abbastanza titubanti forse, sono le forze per il futuro. Il 3 marzo ci sarà un altro sciopero globale per il clima, in cui si spera che, al di là delle incertezze che hanno avuto le manifestazioni degli anni precedenti sul tema della guerra, che non era stato incluso e considerato, oggi soprattutto con la minaccia nucleare che si delinea in modo concreto, sia possibile portare anche questo tema all'interno di queste manifestazioni e quindi attivare i giovani, la loro sensibilità, la loro azione anche in questa direzione. Non ho delle cose concrete da aggiungere, perché commentare gli interventi che sono stati fatti molto precisi e articolati sarebbe anche presuntuoso e non mi sentirei in grado. Io, come dire, metto nel paniere come acquisite, insomma, queste osservazioni, che sono tutte osservazioni infiniti, fra l'altro, e speriamo di
poterci anche rincontrare anche su temi diversi, più articolati, più specifici o più generali, insomma, perché mi sembra che incontri di questo tipo siano proprio molto importanti, cruciali, perché mi sembra che manchino sedi effettive di confronto reale. Quindi ringrazio ancora tutti della partecipazione, dei commenti, dei contributi, e ci diamo appuntamento appunto in futuro. Grazie. Grazie, grazie a te. Volevo ancora ringraziare Simona Maggiorelli, chiedere a lei anche di salutare, e intanto vi saluto anch'io. E vi do, come sapete, Transform Italia, oltre a promuovere questi dibattiti, cerca anche di dare continuità a questo lavoro di ricerca e di analisi. Sarebbe interessante poter usare le vostre capacità anche per entrare in contatto con i giovani, come dice Angelo, magari promuovendo iniziative nelle scuole, e quindi il nostro impegno su questo versante rimane intatto. Ci auguriamo che questa consapevolezza che avete dimostrato, ce l'avete espresso sul ruolo della NATO possa essere anche un patrimonio più vasto e più grande di quello che noi rappresentiamo. Quindi un lavoro sicuramente lungo, profondo, che va fatto insieme, e credo che in questo ringrazio ancora l'EFT per averci dato l'opportunità di parlare di questo libro, e vi saluto ancora, e ringraziandovi della partecipazione. A presto.